Prima di dire alcune cose, però, permettetemi, d'obbligo, dedicare questa marcia ad un grande amico di Società Libera, che è stato per tanti anni Marco Pannella. Marco Pannella in 8 marce ha voluto mancare, o non ha potuto intervenire, diciamo meglio, solamente in 2 occasioni. Io ne ricordo con particolare commozione 2, quella di Parigi, in cui siamo andati anche noi italiani a farla solo a Parigi quell'anno, è arrivato la sera prima molto mammesso da un punto di vista fisico, ci ha meravigliato molto. Il giorno dopo a Parigi c'era un clima da Ferragosto, anche se era l'11 di ottobre. Avevo pregato Marco di prendere una macchina e aspettarci al Trocadero, dove avrebbe potuto dire alcune cose, non lo volle fare. Arrivato all'altezza della Torre Eiffel, venne giù come una pera e si appoggiò ad una macchina. E l'anno scorso, perché più o meno di questi giorni e di questa ora, in questa piazza veniva giù, per chi c'era, una sorta di diluvio universale. Anche lì avevamo detto a Marco di ripararsi e poi aspettarci alla fine, non volle farlo. Mi ricordo che quando lo salutammo, praticamente era zuppo da cambiare immediatamente, e non penso che l'abbia fatto immediatamente. Queste sono le ragioni per cui oggi mi viene da dire che la marcia la dedichiamo a Marco, non solo queste evidentemente, ma ricordando queste ultime 2. E poi, come dire, non aggiungo altro, anche perché in piazza ci sono tanti amici di Marco e tanti amici radicali, e quindi lascio a loro poi eventuali altre motivazioni e ricordi. E poi permettetemi di ricordare, anche dedicandogli alla memoria anche questa marcia, 2 giovanissime monache tibetane che poco fa, in luglio, si sono immolate nel momento in cui gli hanno raso a suolo il monastero di Larungar. Siamo quasi negli ultimi 8-9 anni, poi i tibetani saranno, gli amici tibetani possono essere più precisi di me, a circa 200 immolazioni. E questa cosa però ci fa immediatamente considerare che evidentemente la situazione dei diritti umani nel mondo, anziché migliorare, va oltre, se possibile, oltre più peggiorando. Io ricordo, lasciatemi questo bel ricordo, che Società Libera 9 anni fa, in questa città e contemporaneamente a Parigi già allora, organizzammo la prima marcia convinti di fare qualcosa da un nostro amico, che poi è rimasto un nostro amico, era un giovane prete e un giovane monaco birmano che aveva partecipato alla rivoluzione dei Ciclamini in Birmania contro il regime militare, Ashin Sopaka, che è venuto per 3 volte a guidare una queste marce qui a Roma e una volta a Parigi. E insieme a lui noi partimmo, e mi ricordo che quando partimmo e facemmo la prima marcia, che si concluse a Campo dei Fiori, noi ci eravamo molto preoccupati per la sorta dei monaci birmani, vessati in qualche modo dal regime militare di Bangkok. Ho sbagliato, non era Bangkok, non vorrei fare come un onorevole delle 5 Stelle che scambia un paese con un altro. E poi, col passare del tempo, devo dire che oggi, stando qui in questo momento insieme a voi, oltre ad essere preoccupati del monastero di Larungar, ci dobbiamo preoccupare anche delle chiese ortodosse qui nel vicino Kosovo, perché se non ci fossero forze di interposizione internazionali, evidentemente quelle chiese non sarebbero tranquillamente al loro posto in questo momento, così come ci dobbiamo preoccupare delle chiese cristiane nel vicino Medio Oriente e in qualche altra parte del mondo. Cioè, tutto questo si va allargando rispetto a quando 10 anni fa iniziamo ad occuparci, a ragionare su queste cose.
E questa dimostrazione che difendere la libertà e occuparsi della libertà degli altri, non della mia, non della vostra, in questo paese abbastanza democratico, con tanti problemi, con tante criticità, ma democratico evidentemente, in cui nessuno tocca chiese o quant'altro e via dicendo, e questa situazione ci va preoccupando perché ci dimostra anche che è difficile occuparsi di libertà. Adesso voglio fare un esempio, perché è meglio parlarci chiaro, che molto probabilmente a qualcuno potrà anche non piacere. Noi nei primi anni in cui insieme ai birmani ci siamo occupati molto della Birmania, e qui qualcuno di voi ricorderà che qui a Parigi c'era sempre il cartello della San Suu Kyi, anche lì, anche lei in semilibertà, a casa e via dicendo. E qui c'erano anche degli amici birmani, in Italia non ci sono molti birmani, ne abbiamo contati una decina anni fa, però venivano a Roma e manifestavano insieme a noi. Poi è successo che l'elezione, il regime militare ha mollato un po' la presa e via dicendo, oggi noi abbiamo la San Suu Kyi, ministro degli esteri, in qualche modo. E beh, però ci sono dei grossi problemi, ne parlavo a un giornale internazionale poche settimane fa, noi l'avevamo già avvisato, avvertito, perché non abbiamo visto più gli amici birbani in frantumi, e che lì la minoranza oppressa non è più quella della San Suu Kyi, ma è la minoranza islamica di quel paese, in cui si dice che la San Suu Kyi fa poco, diceva qualche settimana fa il New York Times. Allora voi capite, ne faccio questo esempio per dire quanto è difficile occuparsi di libertà, perché una volta, come dire, raggiunta, e poi le cose cambiano, gli equilibri cambiano, quindi bisogna essere i cani da guardia, come dico io, della libertà. La dimostrazione che è difficile ancora, perché chi dovrebbe essere molto a fianco a chi pensa che la libertà degli altri equivale anche alla mia libertà, a chi pensa che la libertà, le varie gradazioni di libertà attengono a quelle che comunemente vanno chiamati i diritti naturali delle persone. E allora chi meglio del mondo liberale, chi meglio di chi è vicino e prossimo ad una concezione seria del liberalismo? Bene, non ce ne sono liberali, a parte gli amici di Società Libera e gli amici di radicali questa sera qui in questa piazza, perché anche al mondo liberale italiano il problema interessa poco. Si usano tante belle suadenti parole, chi si batte per la libertà, chi si batte per i diritti, chi si batte per altre cose, che come diceva Ralf Dahrendorf sono sempre belle parole, dolci e suadenti, che non disturbano nessuno, ma che poi complessivamente significano ben poco. E allora, detto questo, come facciamo a sollecitare il mondo politico su alcune cose? Come facciamo a sollecitare i mezzi di informazione su alcune cose? E noi pensiamo che, ho fatto alcuni esempi dicendo perché è difficile occuparsene, è difficile ancora per altre ragioni che non voglio qui intavolare, perché non posso rubare spazio agli amici che devono evidentemente intervenire subito dopo di me. Ma non staremo fermi e non ci vogliamo accontentare di generici proclami tipo quelli dell'ONU, tipo quello dell'Unione Europea, che dice che tutte le trattative a un certo punto devono avere come stella polare, io adesso sintetizzo il documento, stella polare la salvaguardia dei diritti umani. Beh, se così fosse ci sarebbe da commerciare, da instaurare rapporti internazionali ma molto minori rispetto a quello che ne abbiamo in questo momento. Allora il problema è, secondo me, queste organizzazioni internazionali, questi paesi, bisogna farli crescere, e farli crescere essenzialmente sul piano culturale, cioè affinché si arrivi a capire che tutto ciò che chiamiamo globalizzato, e quindi c'è uno scambio di persone, di uomini, di risorse e quant'altro e via dicendo,
anche le non libertà degli altri alla fine potrebbero, e delle volte succede, impattano anche sulle libertà di noi occidentali, per esempio. E allora, se c'è questo interscambio, bisogna richiamare le organizzazioni internazionali, la comunità internazionale, perché il problema è anche delle comunità internazionali, non solo di chi è preposto ad occuparsi di queste cose. Evidentemente che bisogna dare priorità alla difesa e alla salvaguardia dei diritti umani, prima degli accordi commerciali, prima degli accordi politici. Mi fermo qui dicendo solo che il pianeta ha bisogno di libertà. Parlavo prima con la Radio Radicale o con Liberi TV, non ricordo, dicendo che abbiamo fatto un libro in cui il cui titolo è Nutrire il pianeta di libertà. Un po' in risposta a chi lo voleva nutrire con esposizioni universali, sponsorizzate più o meno in maniera decente e via dicendo. Signori, amici, è indispensabile occuparsi di problemi alimentari, di immigrazione, di terrorismo, di quant'altro e via dicendo, ma tutto scaturisce da un ceppo, quello di assicurare libertà sul pianeta. E voglio chiudere. Ci sono qui in mezzo a noi degli amici, ci sono qui in mezzo a noi degli uomini politici, vedo qui di fronte a me il sottosegretario Benedetto Della Vedova. Lasciatemi dire due cose velocissime, ma arriverà il giorno in cui tutti insieme, noi liberali italiani, europei, quelli che hanno fatto insieme a noi manifestazioni in giro del mondo, riusciamo ad ottenere la giornata europea per la libertà dei popoli e delle minoranze oppresse? Potrebbe essere un segnale, non costa mica nulla in un pianeta in cui noi ricordiamo la giornata mondiale per il cane, ma non per i popoli oppressi. E allora diciamole chiaramente alcune cose. Un ultimo appello. A fine mese, a fine ottobre, se ricordo bene, ci sarà l'assegnazione del premio Sakharov. Ci sono in lista quattro segnalazioni, una delle quattro a noi amici del popolo uiguri farebbe particolarmente piacere, così come farebbe evidentemente particolarmente piacere a Rebia Kader che un signore uiguro condannato, non voglio dire per idiozie, ma fatti legati ad internet e quant'altro, che giace nelle carcere cinesi, condannato all'ergastolo, non a pochi mesi. Sarebbe bello che l'Unione Europea assegnasse il premio Sakharov al professor Ilan Toti. Ecco, che parte da questa piazza, io ho pregato gli amici che stanno parlando a Parigi in questo momento di chiudere i loro interventi anche con questo appello. Il premio Sakharov dell'Unione Europea ad un uiguro che si è beccato l'ergastolo in Cina in questo momento. Grazie.